Monza, Italia. Benvenuti nel Tempio della Velocità, un circuito d'altri tempi con una grandissima storia. Oggi, in una sfida a velocità proibitive, tutti i piloti spingeranno cercando di arrivare a sfiorare il limite senza mai sorpassarlo. Ma statene certi, in queste condizioni il confine tra fare la figura dell'eroe e quella del pollo è sottilissimo. Signore e signori, benvenuti al 14° appuntamento stagionale targato TSP F1 Racing. Stop and go e via per scoprire chi diventerà la prossima divinità venerata nel tempo. Buonasera amici del TST F1 Racing, questo è il GP di Monza, GP d'Italia, casa nostra. Buonasera da TST Alex Diga, Step 95 e TST Bado. Buonasera ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, buonasera a tutti. Siamo nella mini sfida questa sera. Abbiamo TDC Ciro 9, CN Under TST 20, TST Pro Italia, TST Schumacher, Nick 1190 e Binom. Vedremo cosa ci presenterà questa gara, che si stanno spegnendo le luci, sta partendo il GP di Italia della mini sfida. 4-5, via, sono partiti. Partirò bene una Force India. Buono spunto anche di TST Schumacher che si affianca a CN Under TST 20, attenzione, Ciro staccata di curva 1, si gira Andre, si tocca con Ciro, attenzione, no. Andre ultimo, Pino si ritira, attenzione, colpo di scena subito, no Andre, come fai, attenzione, Nick Muro, Nick si ritira, no, incredibile, contatto con Schumacher, safety car virtuale. Incredibile, colpo di scena, già due ritiri, incredibile, partenza caotica, pazzesco, Ciro in testa, Pro Italia secondo, terzo Schumacher e quarto Andre, sono rimasti soltanto loro quattro, incredibile, colpo di scena, mamma che partenza. Io mi sono perso il ritiro di Binom, non ho capito io pure, qualcuno l'ha visto? Sarà arrivato un pochino lungo e avrà tamponato qualcuno, sicuramente è stato così o sarà stato chiuso da qualcuno all'improvviso. Ho visto un contatto tra Schumacher e Nick 1190. Intanto sembra di vedere Andre CN Andre TST 20 con l'ala un po' danneggiata. Pazzesco, incredibile colpo di scena. No, io lo vedo integra, però può darsi che sì, la danneggiata. Perché ho visto un contatto dopo che si è intanto girato la gara, anche. Intanto la gara si riparte. Sì. Ah, la virtual. Primo giro concluso da Ciro. Sì, era la virtual safety car. Ah, sì. Non l'avevo capito. In testa Ciro con inseguire Pro Italia. Secondo terzo TST Schumacher e quarto CN Under TST 20. Però non ha la danneggiata, quindi sta continuando. Bene. Mamma mia, che colpo di scena incredibile il primo giro. Però vediamo un pezzo di ala a curva 1, quindi può darsi che qualcuno l'ha persa davvero. Cambio host. Infatti vedo Andre fantasma, credo che... O rifanno la stanza o Andre è crashato. Perché vedo anche Ciro laggare. Pro Italia lo vedo bene e Schumacher lo vedo bene. Quindi sì. Andre è crashato o stanno rifacendo la sala? Questo non riesco a capirlo, perché comunque i primi tre stanno continuando. Io sono su di lui. Non riusciamo a capire. Anzi, invitiamo uno dei tre. Proviamo a invitarli, così sentiamo la loro dichiarazione un attimo. Sentiamo anche le parole di qualcun altro, tipo Nick. Vediamo cosa è successo. O rifanno la stanza o è successo comunque un patatrack incredibile. Perché comunque sono rimasti in tre e loro Andre tre vanno in gol. Ha chiesto di Andre partecipare al gruppo. Mi stacco. Ciao Andre, eccoci. Ciao, è arrivato ciao. Qui Andre in gruppo. Andre, spiegaci cosa è successo a curva 1 e poi perché o sei crashato o dobbiamo rifare la stanza. Spiegaci un attimo al volo. No, mi sono semplicemente ritirato per avere ricevuto un drive thru, quindi per me la gara era finita. Ah, a curva 1, niente, io all'interno, Ciro mi ha chiuso, mi ha fatto andare in testa coda. E poi lungo di Pro Italia. Scusami Andre, lunghissimo di Pro Italia che stava arrivando praticamente in drift a curva 1. Mannaggia, colpo di scena incredibile. Abbiamo visto Nick che è andato praticamente accompagnato a muro da Ciro largo. Nick è stato, si è ritirato, accompagnato praticamente da Schumacher contro un muro. E
poi il ritiro di Bino, ma che non so, non abbiamo capito se è arrivato lungo e ha rotto la sospensione. Ti spiego per Bino. Bino è stata, penso, colpa mia, perché io stavo rientrando in pista e niente, l'ho toccato io, boh, visto che gli si è staccata la ruota per un contatto minimo e... niente, penso sia stata colpa mia. Adesso ho fatto la clip e me la rivelerò. Incredibile, ma... incredibile. Infatti, vale, che di scena, in diretta. Sono fatti. Inaspettati, i giochi sono fatti. In questo momento, terzo giro, i giochi sono assolutamente fatti. Pro Italia, Ciro e Schumacher andranno in gold, aspettando magari qualche reclamo da parte di qualche pilota, magari sicuramente magari reclamo di Nick, perché ho visto proprio Schumacher che l'ha accompagnato a muro. Magari qualche errore di Schumacher in trazione, però proprio l'ha accompagnato a muro, l'ho visto. Mamma mia, che sconvolgimento della gara. Quindi vedremo un Andre in Silver. Andre, cosa ne pensi? Scusate, mi sono allontanato un attimo dalle cuffie, mi puoi ripetere la domanda, Alex, per favore? Stavo dicendo che a questo punto i giochi sono fatti e tu in questo momento andrai in Silver, cosa ne pensi? Sì. Penso che per me è un risultato, non si potrebbe dire, di M, diciamo. Negativo, mi lasci solo. Negativo in questo momento, sì. E quindi sì, quindi niente. Tanto Ciro è molto vicino a Pro Italia. Sì, molto era un vicino. Gioco, abbiamo visto Ciro. Un colpo che capita. Poi Ciro ci penserò di ammazzarlo di botte appena lo vedo. No, guarda, devo dirti la verità, io pensavo rifaceste la sessione, perché ho visto che tu hai abbandonato, ho visto proprio due ritiri così e pensavo che proprio rifacevate la sessione, invece no. Avete continuato. Ok. Sportivamente, esatto, bravi. Sì, in questo momento sportivamente, però magari ovviamente l'incazzatura iniziale sicuramente c'è stata da parte di tutti e tre piloti ritirati ai primi due giri. Peccato. Molto peccato, sì. Sì, un peccato che ha sconvolto proprio Ciro la gara. Abbiamo box. Subito Ciro, si ferma i box. Era quelle super soft, Ciro, infatti, per quello che ha fatto la pole. Si ferma al quarto giro. E montano da video. Io vedo anche TST Schumacher su super soft. E anche Pro Italia. Cerco di invitare anche Nick 1190 per sentire anche lui cosa dice e cosa ne pensa. E colpo di scena incredibile, ragazzi, non me lo aspettavo assolutamente, essere in tre subito dopo due giri e mezzo praticamente, forse due, perché già erano definite le posizioni. Ciro Montamedi intanto andrà fino in fondo, sì, quello sicuramente. Vediamo anche il botto di Andro con le medie che è andato in box, però vabbè, non importa. Schumacher secondo con le super soft e primo Pro Italia. Ormai i resoconti sono fatti, non si può commentare più quasi nulla. Assolutamente niente, assolutamente quasi più nulla. La gara è stata fatta praticamente i primi due giri, voi cosa ne dite, raga? È stata proprio così. Sì. Così. Anzi, alla prima curva la gara praticamente sì, è stata decisa proprio alla prima curva. Incredibile, forse proprio la tensione, qualche azzardo un po' di chiudere un po' troppo, di fare qualche staccata un po' folle. Mamma mia, non me lo aspettavo assolutamente. Ed erano in 6, figuriamoci in 10 domani in gold, in 11. Si arriva forte. La curva 1 è tragica, è insidiosissima, incredibile. Abbiamo Nick intanto che abbandona la sessione. Beh, possiamo sfruttare questi 7G per commentare un po' la pista. Dicendo che questo qui comunque è il Gran Premio di Monza, GP d'Italia, il nostro GP praticamente, il GP amato praticamente da quasi tutti i piloti, un GP molto veloce, con curve praticamente tutte veloci a parte due chicane del primo settore, una pista molto amata soprattutto anche da me stesso e da piloti della competition, però la prima curva è molto insidiosa, infatti ha deciso la mini sfida di questa sera. Aspetta, rispondo ad Albi, Andrei Silver, sì, purtroppo te lo confermo Albi, sì. Prima curva toccata con Ciro. Quindi Albi, ciao Albi dal chattino. Buonasera anche a te. Sì. Buonasera. Mi dispiace, ma purtroppo confermo, io sono il suo compagno di squadra. Perché ci sta seguendo dal chattino di Twitch e da Twitch proprio dalla diretta. Ricapitolo un attimo il primo giro che è stato molto racambolesco,
con una partenza abbastanza bene, abbastanza bello visto di Schumacher, con un buono spunto che stava cercando di affiancare anche Andre. E abbiamo visto Ciro che è partito in pole con le super soft praticamente a curva 1, forse dalla dichiarazione che ha fatto Andre prima l'ha chiuso un po' troppo, sicuramente a curva 1 senza lasciargli lo spazio giusto per fare comunque un sorpasso in due lì in curva 1, e l'ha chiuso decisamente e Andre ha avuto un attimo un'esitazione per la macchina che ha perso in trazione e ha avuto un contatto anche con Bino, perché Bino è arrivato, si è trovato da praticamente Andre quasi girato in testa a coda e si era trovato davanti. Bino mi ha rotto subito a curva 1, poi Nick prima della curva di Biassono, la curva grande, è stato accompagnato praticamente gentilmente fuori da TST Schumacher, ho visto proprio così io, poi magari chiederemo. È andato a muro anche Nick, poi Virtua Safety Car, Andre ha preso un drive-thru e si è ritirato volontariamente dalla sessione, quindi è stata decisa praticamente al primo giro la mini sfida di questa sera. Comunque Alex, intanto... ho visto la clip, okay, scusa. Praticamente nel rientrare in pista io, avendo le gomme sporche, mi è partito il posteriore e niente, sì. La macchina mi ha chiuso davanti e sono andato addosso a Bino, gli ho fatto rompere la ruota, quindi mi spiace, okay. Per Bino proprio, è stata colpa mia, gli ho mandato un messaggio di scuse, spero accetti le scuse. Ho capito, e quindi abbiamo Nick 1190, Andre e Binom in Silver domani sera. Intanto Albi mi chiede la situazione delle penalità, ma non credo serva molto ripirogare. Sì, beh, per il podio l'unico ad avere penalità è TST Schumacher, che ha una penalità e più due avvertenze. Gli altri sono... Cioè, comunque, visto che hanno penalità... Italia un avviso e penso. Ciro un avviso in questo giro. Però... Lo vedete anche voi, importa. Schumacher, di nuovo con le super soft? Sì. Sì. Lo vedo anch'io con le super soft. Ha rimesso super soft, strano, c'aveva già super soft prima, ha rimesso le super soft. Scusate, magari non lo so io, ma non c'è l'obbligo di soft in questa pista? No, c'è comunque sempre l'obbligo con le regole del Formula 1 normale, con l'obbligo della mescola o soft. Ma io l'ho visto sempre con super soft, partire con super soft. Sì, ma forse lo vediamo noi con super soft, l'abbiamo visto con super soft, okay. Magari adesso... no, ecco, infatti, magari prima la gialla, adesso ha messo la super soft, sicuramente. Può darsi che sia così. Ok. Domani, credo che se voglio, magari le conferme da Andre, che TST Pro Italia non ci sarà domani in gold, giusto Andre? Andrò. Sì, perché lavora. Ok, quindi saranno in 10 in gold. Oh, forse anche TST Schumacher aveva preannunciato che forse non c'era, cioè non ci sarà domani sera. Però in Italia con Super Soft riesce. Sì. Però credo che era buggata la stanza. Stessa cosa. Giri. Esatto, stessa cosa sicuramente di TST Schumacher. Che hanno mutato gomma gialla all'inizio. E adesso hanno messo la gomma super soft. Beh, non c'è niente altro da commentare, ragazzi. Mancano già 4 giri. La mini sfida è quasi praticamente finita. Solo. Italia perde un po' la macchina. Sì, ha preso il cordo all'interno. Per vedere chi sale là sul gradino più alto del podio. Tra loro due, perché sì. Schumacher sembra un po' tagliato fuori, più una penalità. E Schumacher praticamente. Non dico che ha avuto un po' di fortuna, però. Alla fine è così, perché non vedo che è al passo dei primi due. E c'è sempre la questione Nick 1190, per, come dici tu, per l'accompagnamento all'esterno. Quindi vedremo se ci saranno reclami da parte dei piloti, da parte magari di Andre, da parte di Binom, da parte di sicuramente Nick. Poi vedremo nel post gara cosa ne dicono anche loro. E non è detto che questi tre si aggiudicano la gold, magari c'è qualche squalifica o qualche penalità da parte dei piloti, perché comunque ci sono stati dei contatti, come è successo in Germania. Schumacher ha avuto una penalità, è partito ultimo in silver,
Quindi la mini sfida, ok che sono rimasti tre piloti, però potrebbero esserci comunque dei reclami nel post gara. Quindi vedremo. Non è detto che saranno questi tre piloti al 100% in gold. Quindi, allora, vediamo anche magari il passo dei piloti, anche se comunque non c'è tanto da vedere. Allora, Pro Italia ha girato in 24 medio con... qua non si riesce a capire perché dovrebbe o super soft o, su, o soft. No, dico, parlo il primo stint io, qua nel direttore di gara mi dà tutta la linea rossa di super soft, strano. Anche a me, però le gomme a me non sembrano buggate, però sicuramente lo sono. Sì, assolutamente. Penalità anche per Ciro in questo giro, intanto. Esatto. Ha fatto il suo miglior primo settore, ma è tagliando sicuramente. Io lo vedo trasparente. Dopo giro. Vedo Schumacher trasparente, anche voi? Eh sì, lo stavo per dire apposta. Sì, vedo anch'io trasparente Schumacher. Però non ho visto... è tornato normale. Stava pausa, guardando magari il direttore gara. 23-0 di Pro Italia, buono, molto molto buono, sicuramente con super soft, sicuramente ha fatto il primo stint con gialla, adesso ha messo la rossa per andare fino in fondo sicuramente. Purtroppo il gioco ci fa vedere le gomme buggate e non riusciamo a capire i colori delle gomme. Una domanda, come mai Ciro ha puntato a cambiare subito gomme e mettere la media, sapendo che ormai si poteva solo giocare la vittoria? Allora, lui è partito in pole con super soft, l'unica cosa che potevo che sapevo. Quindi ha fatto 4 giri con super soft, ha messo media ovviamente per avere uno stint più lungo per andare fino in fondo, perché ha voluto agguantare la pole con super soft, quindi penso che sia stata la strategia un po' l'unica che poteva fare. Comunque sappiamo che il tentativo unico ha un'usura quasi il doppio di quella normale nelle qualifiche brevi, quindi sicuramente ha avuto un po' le gomme già usurate, fermandosi un giro, due giri prima del normale e mettendo la media. E però non c'era tanto da dire e da parlarne delle strategie, perché tanto i piloti sono rimasti in tre, si qualificano in tre per la gold, quindi la gara era già decisa al giro primo, al primo giro. Quindi intanto penultimo giro per Pro Italia. Un Ciro a 3 secondi e 3 da Pro Italia. E... comunque potevamo vedere una bellissima, scusami Johnny, potevamo vedere una bellissima mini sfida. Perché ho notato nelle prove che c'era Nick 1190 che aveva un buonissimo passo. Binom poteva insidiare qualcuno, perché sicuramente anche lui c'ha un buon passo, visto che Monza è una delle sue piste preferite, mi diceva. Poi anche Andre, visto che aveva la permanenza in gold da inizio campionato e poteva sicuramente dirla su anche dall'inizio. Peccato proprio, guarda, è una cosa che non mi aspettavo assolutamente, vedere così tanti ritiri in due giri praticamente, è proprio una cosa incredibile. Comunque Alex, cioè, se vuoi un po' una spiegazione alla strategia di Ciro, cioè, voleva usare la strategia che usavo anch'io, visto che ieri abbiamo fatto una gara e ho usato quella, e praticamente il senso di partire con le super soft era questo per me, cioè cercare di partire davanti e prendere subito un po' di distanza dai piloti dietro, che probabilmente sarebbero partiti con altre gomme più dure. Esatto. Sì, sì. E per fare in modo da scrollarseli via dalla scia, perché qui a Monza comunque la scia ti dà una grossa mano. Sì, una spira polvere praticamente. Avrei sofferto magari in più a fine gara mettendo le medie, no? Però certo. Sai, togliendoti, sapendo comunque di essere veloce, volevo togliermi un po' gli altri ragazzi dalla scia e cercare di farmi un po' una gara da solo, no? Poi ovvio non è andata così, anzi. Ti senti un po', diciamo, tra virgolette, tradito da Ciro, l'hai aiutato con la strategia e poi ti ha fatto a me fuori. Mi dispiace solo che ho rovinato la gara B, no? Per essere sì, Ciro ha fatto una manovra da non fare. Mi dispiace vedere totalmente queste cose. Affiancato a lui questa. E proprio mi ha chiuso, cioè come se ha fatto la curva come se io non ci fossi. E ho visto tu all'interno.
intanto sì, inizia a piovere. La spazio. Sì. Sì, inizia a piovere, vero? Sì, però comunque. Pro Italia già sul rettilineo, parallelo al rettilineo, quindi fine della mini sfida con Pro Italia che va a vincere. Ecco, è entrato intanto Bino. Ciao Bino. Sì, sì, sì. Tanto qua, vince Pro Italia. Vince Pro Italia, secondo Ciro, terzo TST Schumacher. Poi ovviamente questi sono all'80% i piloti che andranno in gold domani, a parte Pro Italia che non ci sarà, per eventuali, dico così, per eventuali magari reclami nel post gara. Ecco qui i risultati: Pro Italia, TD Ciro 9 e TST Schumacher. Ritirati i tre piloti che abbiamo nominato per tutta la mini sfida. Ora invitiamo i piloti per interviste, ovviamente con tante discussioni, però. Ma Nick, perché sei ritirato, sentendo... Alex? È stato praticamente, lo ripeto, sì, ha avuto un contatto con TST Schumacher nella curva Biassono, curva grande, ok, dopo curva 1. Abbiamo visto Schumacher che si è agganciato con Nick che era all'esterno verso il muro di sinistra dopo curva 1. Praticamente Schumacher, non so per quale motivo, ha preso e ha sterzato verso Nick e l'ha buttato a muro. Ovviamente adesso ho invitato anche Nick, ma non capisco perché non entra. Adesso invitiamo anche i piloti del podio per interviste e eventuali pareri. Adesso posso dire una cosa, però. Certo, certo, Bino, prego. Certo che veramente Michele ha veramente un culo assurdo. Adesso sentiremo le dichiarazioni di un po' di tutti, visto che è incredibile, oh, porco Giuda, incredibile. Ecco Nick. Ecco qua anche Nick. Invitiamo anche Ciro e poi possiamo. Ah, Ciro è già andato. Ciro è già andato. Niente. Ciao ragazzi, benvenuti nel post gara. Allora, partiamo da Pro Italia. Ciao Michele. Ciao. Niente, è stata una mini sfida molto molto al limite per tutti. Credo che è stata praticamente decisa subito dopo due giri. Cosa ne pensi? Perché comunque non c'è niente da dire sulla gara. Proprio no, assolutamente. La mini sfida adesso dobbiamo parlare semplicemente e avere sì, hai visto senza qualcosa. Fare polemiche. Senza fare polemiche, discussioni, soltanto dei pareri, così a grandi linee, per sapere un po' cosa ne pensate dei primi due giri, anche di curva 1 e quello che è successo degli incidenti. Prego Michele. Allora, io essendo terzo ho visto benissimo quello che succedeva là davanti. Non so se Andre è staccato un po' più tardi, però di sicuro Ciro non ha minimamente lasciato lo spazio, è andato a chiudere ad Andre. E poi non ho capito perché Bino è morto, nel senso perché forse dicevano che Andrea era tornato in pista in maniera abusiva, non lo so, quello non l'ho visto. Quindi sì, comunque, mini sfida te lo spiego totalmente... io se vuoi poi. Dimmi. Praticamente vai, io vai, sono Andrea. Rientrato in pista e mi è anche partito un po' il posteriore perché avevo le gomme sporche. Io vabbè, un po' pensavo che tutti i piloti fossero già passati, perché essendo solo in 6, cioè essendo sì, comunque facile. Finito fuori pista, pensavo... fossero tutti passati, poi mi è partito anche il posteriore, il davanti mi ha chiuso verso l'interno e ho preso Bino, ma a una velocità quasi da passeggio, e lì si è rotta pure la gomma, quindi anche un po' di sfortuna comunque che proprio si sia ritirato così. Comunque colpa mia su Bino, gli ho già chiesto scusa. Tutto. Ok. Niente, vabbè, Michele, tu cosa ne dici? Perché comunque domani credo che sia assente per la Gold. Sì, non posso cosa... esserci, sì. Ecco, cosa comunque puoi dire? Visto che domani sicuramente per Singapore sarai di nuovo in mini sfida per il prossimo GP. Mi dispiace non esserci per domani, perché in Italia usuro pochissimo. Vedo che altri usurano tanto, ma io non ho tutta questa usura. Quindi me la potevo giocare pure con le strategie, stranamente. Ed è comunque una pista dove ho tanto passo... Mi sarebbe piaciuto correrla, peccato. Per quanto riguarda Singapore, che già comunque sarò in mini sfida a tavolino, mi piace anche Singapore, esatto, come pista. Ci vuole un po' più di attenzione alla Baku, non dico come Monaco, ma come Baku. Però una pista che tutto sommato mi piace, non ho problemi a correre a Singapore.
Bene, bene, dai, ottimo spirito per la prossima gara, visto che domani sarai assente. Peccato. Niente, peccato, sì. Abbiamo visto che Ciro è dovuto scappare per un impegno, quindi passiamo un Sì. attimo a TST Schumacher. Ciao Antonio. Ciao ragazzi. Anche per te niente da dire, perché comunque è stata una mini sfida, decisa proprio ai Sì, primi giri, presa anzi al troppo primo giro. alla leggera per colpa di quei contatti. Mi Ok, infatti, esatto. Quindi, allora, sfida chiudiamo molto subito la brutta, parte tua. direi, Ho dai. visto subito un buonissimo spunto, perché l'ho detto anche in streaming, ho visto un buonissimo spunto da parte tua, che hai cercato subito di affiancare Andre. Poi sei rimasto lì tranquillo, abbiamo Sì, visto Binom che si è apposta per non creare ritirato, contatti. e poi hai avuto un contatto con Nick, che sicuramente vogliamo sapere la tua dichiarazione e poi ovviamente parlare a Nick. Voglio sapere cosa è successo anche in quell'incidente, perché ho visto proprio che la tua macchina praticamente è andata verso Nick e l'ha sbattuto a muro. Poi magari è stato un lago o qualcosa, però volevo sapere cosa è successo da parte tua, visto che tanto l'unica cosa che si può parlare adesso è proprio i contatti, perché comunque la mini sfida era già decisa al primo giro. Sì, no, abbiamo anche parlato io e Nick nel gruppo dei piloti. No, ci siamo anche chiariti perché io credo di averlo toccato, ma non molto tale da farlo rompere l'ala o ruota, non so cosa si sia rotto, No, lui quindi. ha rotto tutto, abbiamo visto il ritiro, quindi ha rotto praticamente Cioè, tutto. io l'ho toccato giusto giusto per evitare Andre, quindi penso non sia stato un contatto molto Ma Andre era colpevole, si dietro? può In che dire. senso, scusa? Ma Andre era dietro che aveva rotto, cioè aveva rotto, ha No, avuto quando si è. contatto. Cioè, il Abbiamo contatto l'ha visto avuto Andre che era dopo, ultimo. subito dopo la chicane. Esatto, ma abbiamo visto Andre che era quarto, tu eri terzo dopo il Io contatto, quindi Andre ho era già frenato da dietro. Pro Italia. Ho lasciato passare Pro Italia, così mi Pro sembra. Era Italia lui. allora, non Andre, esatto. Scusami, Pro Ok. Italia, ho lasciato passare Pro Sì. Italia, poi sono andato sul cordolo e ho toccato leggermente Nick, ma non molto, secondo me, tale, da. Sarà stato anche un po' di lag, forse. Non lo so, Forse perché abbiamo l'ho visto anche proprio preso, una però sbandata. sinceramente non. Io lo dico da come ho visto io, poi non so anche gli altri che erano in cabina di commento con me. Ho visto una So, sbandata forse allucinante qualcuno da parte dietro avrebbe tua, visto boom. meglio, ma. Cioè, proprio una sbandata assurda, come se tu avessi proprio preso il pad e lei ha accompagnato verso sinistra per andare contro Nick. Ma no, No, sicuramente non è stata no. una cosa volontaria, però comunque ha visto una sbandata allucinante contro Nick ed è andato a muro Nick rompendo tutto. È stato un peccato perché comunque la mini sfida è stata proprio decisa al primo giro, non ce l'aspettavamo assolutamente perché pensavamo che comunque fosse stata una mini sfida combattuta, conoscendo i passi dei ragazzi. E potevamo commentarla decisamente diversamente. Niente, peccato. Vabbè, la tua gara è stata tranquilla. L'unica cosa che volevamo chiedere sicuramente a tutti, perché vedevamo praticamente la direttore gara con super soft e super soft da parte di tutti. Cioè, non avete cambiato gomma, a parte Ciro. Ciro che ha messo media. Volevamo sapere se siete No. partiti con super soft o soft. Tutti con software. Ok, no, perché vi Ah, vedevamo ok. entrambi, sia te che Pro Italia, con gomma super soft all'inizio, No, quindi no. non capivamo Io perché Pro avete Italia con messo. soft e poi nel finale Esatto. super soft. Perfetto, infatti era Intervengo la un cosa. attimo sul contatto di TST Schumacher e Nick. Sembrava di vedere Vettel Alonso. Questo mi è sembrato a me. Stessa curva. Stessa dinamica, solo che Vettel è rimasto Alonso è rimasto in pista quando era in Ferrari qualche anno fa. Invece Sì, Nick un pochino più avanti, purtroppo sì, gli è se successo un po' quello più che avanti, credo però la io, dinamica è esatto, non ho quella, ha capito quale dici, allargato ho un po' e capito. l'ha portato fuori, questo per far capire, però Ho capito. in pista si Ecco, sarà visto che abbiamo visto anche meglio. Nick, ciao Nick, spiegaci un attimo cosa è successo, è stato un peccato che comunque ti sei ritirato praticamente fin da subito. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Nick. Cosa posso dire Alex? Ciao ciao. Da parte tua, cosa ne pensi dell'incidente e Sinceramente. se hai avuto veramente innocenza o non so, se tu hai visto Ma io. qualcos'altro rispetto a Schumacher? Allora, in quel momento sinceramente non avevo visto chi mi era venuto addosso, perché ero talmente concentrato che non ci ho fatto proprio caso, però poi quando sono uscito fuori del tutto ormai era troppo tardi. Dalla rabbia ho visto tutto nero davanti. Guarda, a me mi aveva dato il sorpasso illecito.
non ho capito perché, vabbè. Mi dà sorpasso illecito, ero già a sinistra e me ne sto lì tranquillo. Ho tolto un po' il piede dal gas per farlo passare, ma non è che ho rallentato Sì, del infatti ti ho tutto. visto che è accostato, esatto. Esatto, all'improvviso sento Bino, se non sbaglio, fa io faccio cazzo, ma come sorpasso, scusate la parola, come sorpasso illecito? E Bino mi urla, tipo urla, non urla, però sclera un po', fa se ti dà il sorpasso illecito, allora togliti da lì, no? Cioè io non potevo andare da nessun'altra parte a parte che stare lì a rallentare di poco. Io non ho Vabbè. detto Abino, ma niente, vagiar... Nick, io ero Abino... ritirato. Ma Non eri tu, Bino Bino. era Non lo ritirato, so, allora chi è infatti. che è stato a Dovrebbe parlare allora? Qualcuno l'ha detto comunque. Pensavo che era essere... stato Bino. Però sinceramente, ok, allora non è stato Bino, vabbè. E niente, figa, a un certo punto vedo qualcuno mi arriva addosso da destra e mi sbatte fuori. Vado dritto. Non potevo fare proprio nulla. Peccato. E non, cioè, non lo so, boh, non so come si possa fare una cosa del genere. Capisco che non si è fatto con intenzione questa, Certo, cioè che non l'ha fatta apposta, assolutamente. però una cosa del genere così secondo me non dovrebbe succedere perché Hai alla fatto fine clip qualcosa mi per sono vedere non poi ho fatto anche niente, noi... no, non ho Ah, fatto niente. ok. Cioè rovinare una gara così Peso. Non mi sa pesa, ecco, sì, pesa molto, perché comunque secondo me la sarei giocata, ero Certo, abbastanza, cioè certo. ero molto preparato per questa gara. E mandare tutto a monte così per una cosa del genere, sinceramente non mi va giù, proprio non mi va giù. Assolutamente, immagino, assolutamente. Avevi il passo di Ciro da quello che vedevamo nelle prove, quindi potevi tranquillamente giocartela con Ciro. Abbiamo visto un po' Schumacher un po' in difficoltà col passo, perché mi ha visto un pochino dietro. Però sì, potevi giocartela assolutamente dopo il ritiro di Bino e Andre. Peccato, ragazzi, è stato davvero un peccato. Abbiamo, vediamo se abbiamo Ciro. No, Ciro è uscito di nuovo. Non so, Johnny, Step, cosa parla, cioè, cosa dite di questa E comunque come hai mini detto sfida passata? tu, c'è poco da commentare, fare domande ai piloti perché dopo tre curve si è Siamo... deciso tu, Era si è parte in deciso 3 dopo 3 tutto. curve, esatto, L'unica cosa sì. era sul contatto tra TST e Nick, TST Schumacher e Nick, cioè, si è chiarito, diciamo, ognuno ha detto la sua, per il resto io non ho niente da dire perché avete visto tutti com'è stata la gara. Tre piloti, tutto deciso. Anche per me è stessa Vabbè. cosa, non c'è nulla da dire ovviamente. Ragazzi, decise in partenza e così è stata Beh, da... sicuramente loro saranno più preparati per domani perché Posso dire sanno una che è la cosa? prima Certo, curva. Certo. Bino, vai. Io adesso, vabbè, con Andre, vabbè, abbiamo chiarito, non abbiamo chiarito, abbiamo chiarito tutto bene, scusate, non scusate. Io, vabbè, ho fatto la clip. Avete detto che sta gara si è decisa alla prima curva, ma io ho l'impressione Certo. che un po' tutte le gare si decidono alla prima curva. Cioè, c'è troppa foga, c'è troppa voglia di... Cioè, sembra che si vinca la gara dopo 500 metri. Quello, guarda, per questo sono assolutamente d'accordo con te. Assolutamente d'accordo con te. Troppa, Troppa troppa foca, foga, porco esatto. tu, Sì. io vedo Devono anche il migliorare un Silver po' la partenza a tutti quanti, perché... Spa in Silver Assolutamente c'è con stata d'accordo. un'entrata assassina. È veramente, raga, io... È per quello forse che Andre, ma non se l'aspettava che... Cioè, si aspettava che fossero già passati tutti, perché io comunque sono andato molto piano alla prima curva, nel senso, ho fatto Sì, sfilare abbiamo proprio visto. tutti. Assolutamente. Sei Sì, stato abbiamo visto, largo, Bino. molto attento, sì. Abbiamo visto i commentari Sì. anche che non è stata colpa di Andre, cioè, prima No, curva cioè gli hanno sì, è stata colpa tagliato mia, la però strada, capito? mi è anche partito No, nel posteriore nel senso, rientrare in pista, quindi cioè, se guardate la mia clip si vede proprio la mia macchina che scoda io da quello totalmente e chiude che verso Bino. ho visto, praticamente Andre ha Andre ti sei detto trovato così lì per perché... Però io inerzia, diciamo che no, in non mezzo. avrei Sì, dovuto io sì. essere lì, io non avrei dovuto essere lì perché comunque ho Hai ricevuto una capito? sportellata allucinante, cioè giro fatto Appunto, la questo curva dicevano. come se Allora, Bino non ci aspetta. fosse. Andre, se tu comunque Quindi... credi che è stato proprio una carambola iniziata magari da Ciro, dalla chiusura che ti ha fatto, è da valutare, perché comunque la carambola è partita da Sì, vabbè,
No, io ho sbagliato rientro in pista, cioè io ho le Sì, mie quello colpe, non è che ok, voglio quello togliermi ok. le mie colpe, però diciamo che non avrei dovuto essere lì in quel momento perché sono stato veramente buttato fuori malamente da Ciro. Poi Esatto, dopo io, sai, quello nella che foga di intendevo, voler raga, nel recuperare, senso di... cioè, ho Cioè, cercato di se rientrare in non pista succedeva quel subito e... contatto con Andre Ciro, io probabilmente mi sarei giocato la minisfida, Ragazzi, ma come certo, Andre, che magari avrebbe potuto è rimontare stato... tranquillamente. È partito tutto da, proprio da, dal contatto che è stato Sì, fatto perché da Ciro e comunque Andre, proprio quello, chi c'era dietro assolutamente. doveva cercare di schivare Andre, Ciro davanti. Cioè, Non, ma pensa infatti, io che stavo proprio questo qui è dietro proprio Andre, quindi il cioè, io per fatto. schivare Andre ci ho messo molto... Prima Sì, perché Antonio, poi il tu sei fatto... partito proprio a Dico cannone, l'ultima quindi cosa, sarebbe. raga, poi ovviamente Sì, mettete le vostre chiudiamo. dichiarazioni e poi chiudiamo. Il fatto è che Antonio Schumacher... questo qui è Formula 1, non è slalom, non è pattinaggio sul ghiaccio, cioè non si può Appunto. decidere la gara a curva 1. Quindi è stato proprio un'intenzione Questo di Ciro a chiudere curva 1 in quel modo, ha praticamente fatto una carambola esagerata con Andre, che poi ha perso il posteriore, ha beccato Bino, poi c'è stato il casino con Nick Schumacher, è stata proprio una cosa tutto a dopo catena, neanche capisci? mezza pista Cioè, Alex, sì, come è successo c'era già tre tra ritiri. me e Ma neanche il Ciro primo Sartore, ma settore in Germania. Se sì, ricordi, esatto, sì. che in Certo, Germania io me lo ricordo. ho chiuso la curva Tu hai Ciro, chiuso cioè la lì stessa e cosa. tu hai chiuso lì e lui ha chiuso all'Andre, stessa cosa. Sì, se Cioè, se magari c'erano Andre poi. piloti dietro era la stessa cosa di Andre adesso. Se magari poi Andre aprirà un reclamo, ci saranno magari eventuali penalità. Questo è un post-gara, sicuramente. Però la catena è stata proprio iniziata Io proprio a non so, partire io non l'ho tutto da ancora lì. vista Magari la non mia clip, intenzionale, Andre. eh? Magari non Te l'hai intenzionale, vista la clip? ovviamente. Poi si vede Ciro che ti butta fuori. Se vuoi Quella mia. guardare la mia di clip, io l'ho fatto. Ah, Io l'ho fatto. ok. No, ma poi la Comunque, niente sbattuta dai, di ragazzi. Andre e Binom, che a Sì, 4 chiudiamo. all'ora è successo il contatto. Se Sì, veramente. nessun Cioè, altro ha lento qualcosa da quasi da dire. fermi. Quasi da fermi, sì. E si è sfasciata tutta, boh. Vabbè. Va bene, ragazzi, dai. Comunque, Se ho nessun appena altro poi. toccato il muretto sulla sabbia a 2 all'ora e l'ala mi si è danneggiata, cioè col danno completo, neanche simulazione. Certo. Vabbè, ragazzi, dai. Se nessun altro ha dichiarazione da rilasciare, che poi possiamo chiudere. Qualcuno che ha a Ragazzi, io commentare scappo. qualcosa. In vista magari della gara di domani per tutti, ovviamente. A parte Michele che sarà assente. Ciao Schumacher, buona serata. Ciao. Ciao, Tess. Ciao. Ciao, ciao, Ok. ciao. Beh, dai, ragazzi, vi saluto. Comunque faccio Rinnova gli complimenti a quelli che vanno appuntamenti, in gold. magari, Gli Alex. appuntamenti per domani della Competition Silver e Gold alle 22:22:10. Poi abbiamo ovviamente la simulation da seguire il mercoledì e giovedì l'Academy. Ringrazio comunque TST Step 95 per lo streaming e TST Bader per il commento insieme a me. Buonanotte a Grazie a te. tutti e